Finalmente ritorniamo nel granellino dopo tantissimi anni. Ci scusiamo tutti noi dell'organizzazione per questa situazione un po' spartana, vedete, non c'è palco, eccetera, però penso che non vi creerà tanti problemi, perché comunque questa sera vi farete trasportare da tutto un altro genere di emozioni e sensazioni che tutte le persone coinvolte vi sapranno regalare. Festa della mamma. Sono 10 anni, anzi forse pure qualcosa in più, che non c'è più la bella tradizione di festeggiare la mamma, almeno qui in questa parrocchia. Era una festa molto cara a Don Antonio, che amava il ruolo della mamma in maniera particolare. Abbiamo detto sono passati più di 10 anni. Le bambine che all'epoca cantavano le nostre canzoncine sono diventate tutte donne che stanno piano piano tentando di affermarsi nella loro vita. Poi ci stanno quelle un po' più grandicelle che sono diventate già mamme e che sono ancora più indaffarate, perché comunque tra lavoro, bambini, si trovano sempre in una vita di corsa e sono spesso aiutate dalle nonne, che ormai sono diventate le seconde mamme dei loro nipotini. E noi questa sera vogliamo omaggiare le mamme, le nonne, chi ce l'ha le bisnonne, vogliamo omaggiare tutte queste figure che allietano la nostra vita. Chi lo farà questa sera? Ci saranno i nostri bambini, i nostri ragazzi, gli adolescenti, qualche mamma, qualche papà, qualche nonno. Tutti riuniti qui stasera nel ricordo di Don Antonio. Permettetemi un ultimo pensiero per quelle mamme che oggi non sono fisicamente vicine ai loro bambini, che ormai saranno diventati uomini. Un pensiero particolare, immaginiamole tutte in cielo a fianco a Don Antonio, che si compiacciono per il bellissimo lavoro e per i bellissimi risultati qui sulla terra. So
di pancia starnutivo.
tempo pieno a dover ritornare giovane per curare i propri nipotini. Ascoltiamo quindi i nostri bambini che omaggiano così le loro nonne. Signori e signori, la mamma della mamma. Correr.
balli antichi che nessuno sa fare, nessuno sa fare.